Spesso, quando voleva nominare Cristo Gesù, infervorato di amore celeste, lo chiamava il bambino di Betlemme. E quel nome, Betlemme, lo pronunciava riempendosi la bocca di voce e ancor più di tenero affetto, producendo un suono come belato di pecora. E ogni volta che diceva «Bambino di Betlemme, o Gesù», passava la lingua sulle labbra, quasi a gustare e trattenere tutta la dolcezza di quelle parole. Vi si manifestano con abbondanza i doni dell'Onnipotente e uno dei presenti, uomo virtuoso, ha una mirabile visione. Gli sembra che il bambinello giaccia privo di vita nella mangiatoia. Allora Francesco gli si avvicina e lo desta da quella specie di sonno profondo. Né la visione prodigiosa discordava dai fatti, perché per i meriti del santo il fanciullo Gesù veniva risuscitato nei cuori di molti che l'avevano dimenticato e il ricordo di lui rimaneva impresso profondamente nella loro memoria. Nome d'amore.
Terminata quella veglia solenne, ciascuno tornò a casa sua, pieno di ineffabile gioia.